Eva Sinasini, ex Lemus, siamo qui nella Splendida di Artemino e con me l'executive chef Michela Bottasso. Buonasera a tutti. Allora, siamo qui in un evento importante, benvenuto Ruggiolino. Sì, siamo qui per presentare un piatto importante della tradizione Medicea che dal ristorante Viaggio Pignato abbiamo portato qua in versione street food. In versione street food, beh, allora una novità, non vedo l'ora di vederla. Sì, è un piatto è l'alata all'arancia che noi lo presentiamo al ristorante come petto d'anatra e di lì l'abbiamo messo dentro il panino per portarlo qui in villa. Bene, vediamo, sono curiosa. Andiamo a vedere, te lo preparo. Eccoci. Sì, siamo qui, ho appena tostato il pane al multigrain, quello con tantissimi, e sì, prepariamo il panino. Usiamo una salsa, come mi dice, una salsa a pomodoro piccante. Panino medicino. Sì, panino medicino perché andiamo a utilizzare una ricetta di Caterina de' Medici, che era l'anatra all'arancia, ed è un piatto che noi facciamo al ristorante a Viaggio Pignato e l'abbiamo rivisto in una versione street food questa sera. Il famoso papero di Caterina de' Medici. Sì, poi utilizziamo un po' di verdure del nostro orto, che sono le verdure autunnali, questo cavolo viola, il cavolo riccio. Sì, abbiamo un cavolo riccio che questo è il cavolo nero, che si può mangiare in salata, non ha bisogno di cottura. Quindi molto morbido. Sì, e poi il petto d'anatra. Il nostro protagonista. Sì. Tra l'altro questa è la famosa petto d'anatra che è riportato anche nel piatto che ha vinto la premiazione del Miss Society. Sì, è un piatto appunto che noi ormai siamo orgogliosi di proporre in questa versione particolare, ma che abbiamo diciamo rivisitato perché prima il papero veniva cotto intero, aveva una cottura lunga, quindi usiamo solo il petto e lo lacchiamo con l'arancia e lo cuociamo rosolando la parte della pelle, stessa la abbiamo rosolato sulla brace. Fantastico, molto morbido, non si sente una luce in sangue. Sì, andiamo a chiudere il panino. Meraviglioso, la tradizione è bisogna anche il pulmino. Sì, ecco qua che è pronto il tuo panino. No, che meraviglia, fantastico. Ma che ne dici di andare a bere un bicchiere di vino? Volentieri, andiamo allora. Un buon Ruggiolino. Dai, fantastico. Il panino medicea accompagnato con un meraviglioso Ruggiolino. E davanti c'è il nostro di Leonardo. Wow, allora un grande brindisi a tutti gli artisti. Sì,